Ciao Bethesda.it, sono qui con la grande casa di Lego, Elisa, che ha anche una dimensione cinematografica che fra poco esploreremo, ma adesso le voglio far vedere un messaggio di un amico in comune che le vuole parlare. Elisa, ciao, come va? Allora, qui abbiamo sempre più amici in comune. Quello che hai accanto, io presumo, perché è il suo telefono, quindi mi sa che una persona Siamo noi. che è proprietaria di questo telefono è una persona splendida. È un cuore gigante, una testa gigante. Lui è gigante. Quindi, sei in ottime mani. Ascolta tutto quello che dice. Con animo e spirito critico, come farebbe lui e come fa lui, perché è un critico di merda, come si racconta, ma in realtà è una splendida persona pensante e parlante, quello sì. Un saluto e divertitevi, ok? Vi voglio molto bene, va bene? Ciao, ciao, ciao. D'accordo, adesso. Dopo questo endorsement di Michelangelo Mercuri in Arte Naip, Elisa, ti voglio chiedere, primo grande amore cinematografico? Molto difficile, incredibilmente difficile. Dai, che ce l'hai. Da sempre ho sempre avuto una dimensione che è durata troppo. Infatti, il mio acting coach poi mi ha preso in giro per tutta la durata delle riprese. Però io sono sempre stata una grandissima fan del cinema animato. Vabbè, che male c'è? No, vabbè, però sai, uno che guarda i cartoni fino alla maggiore età è molto grave. Però in realtà sì, il mio primo amore forse amore persona oppure amore personaggio? Amore cinematografico, un film, Elisa, un film. Film, il mio vicino Totoro, il Ma mio vabbè, vicino stai Totoro. citando Miyazaki, peraltro nel 2001 Hayao Miyazaki vince l'Orso d'Oro a Berlino e comincia questo momento per l'animazione di vittoria nei festival. Quindi, Casa di Lego, ti voglio dire, ti prego, da critico blasonato, come dice anche questo signore qua, che non bisogna più sentirsi in colpa. L'animazione è un genere cinematografico straordinario, strepitoso e adorato dai festival, va bene? Soprattutto di una poesia incredibile, però niente, mi hanno sempre presa in giro incredibilmente per questa cosa. Invece, il mio vicino Totoro è stato il primo film di Miyazaki che abbia mai visto, poi li ho visti tutti con il tempo. Ma tu sei molto vicina alla cultura nipponica, c'hai questi occhi così belli, così grandi, anche se sei uscita da un anime giapponese, ti piacciono gli anime? Sì, serie, anime, sì, però sono decisamente più appassionata ai film, quindi tutto quello che viene fuori dallo studio Ghibli, insomma, mi ha abbastanza formato il carattere. Molto bene. Elisa cara, c'è una grandissima curiosità, come sai? Che rivelazioni vuoi fare a Bethesda.it dandomi la possibilità di fare degli scoop mondiali per farmi andare avanti nella mia carriera? Che cosa ci puoi dire del film? Perché siamo tutti molto curiosi di questa tua nuova veste. Io quando ho letto la notizia ero felicissimo. Ho pensato, avendoti amata molto a X Factor, avendoti vista, insomma, in tutta la tua essenza e nella tua capacità di interpretare le tue splendide canzoni, ho detto, ci sta, è un'attrice. E com'è andata? Che cosa ci puoi dire? Ti posso dire che io sono la peggiore attrice del mondo, letteralmente, perché non riesco assolutamente a distaccarmi da quello che sento nel momento in cui Stai lì. sono lì, esatto, e vivo. Quindi esatto, le vivo completamente al 100%, che da una Vabbè, questo è il parte. performer, però effettivamente, questa è la musica. E mollo, vabbè, però, va bene, Però sono. è molto doloroso, è molto pericoloso, è tutta una serie di, adesso utilizzerò un neologismo, è tutta una serie di sbatti, cioè alla fine della giornata di riprese non ho sempre fatto molta fatica a distinguere, quindi sono stati 3 mesi intensissimi, molto difficili, però molto 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 belli, e quindi quello che ti posso dire è che per un periodo non sono più stata Elisa, cioè mi hanno derubata della mia identità, me ne hanno messa un'altra. Questa cosa ti è piaciuta? È stata traumatica, ma alla fine ti è piaciuta? Che cosa possiamo dire? E soprattutto questa identità, quant'è diversa da Elisa? Raccontami di questa identità.
È stata meravigliosamente traumatica, come è stato un regalo incredibile, perché alla fine recitare ti scioglie nodi che non sapevi nemmeno che esistessero. E... chi è questa creatura? Chi è questo personaggio? Che cosa possiamo dire di lei in My Soul Summer? Questa creatura è una ragazzina che potrei essere stata io prima, ma potrei esserlo dopo, una ragazzina che ha un amore in comune grandissimo, intensissimo, che è quello per la musica, e quindi lì ci troviamo molto d'accordo io e Anita, e quindi è stato molto più facile riuscire ad andare a giustificare un po' delle sue cose, nonostante il problema vero è che ci sono delle piccole differenze che è stato difficile imparare a non giudicare. Piccole differenze che è stato difficile imparare a non giudicare. Una frase sibillina di Elisa, molto interessante. Ci penserò vedendo Anita. Ok. Proseguirà, Elisa, la recitazione, questa cosa così violenta e così complicata? A me piacerebbe tanto. Così, giusto perché insomma adesso ammettiamo in pubblica piazza che mi piace il dolore tantissimo, incredibilmente mi appassiona, quindi sì. E avendo scoperto l'amore per Miyazaki, avendo scoperto che le piace il dolore, che diventa una intervista quasi sadomaso, S&M, Elisa, il cinema, Fabio Mollo, siamo curiosissimi di capire veramente che cosa è. Un momento stupendo, e lo di te, cioè c'è sempre stato questo rapporto tra musicisti e cinema, da David Bowie a Nina Simone, però è sempre molto affascinante vedere questi passaggi, e noi famelicamente osserveremo Elisa in questa sua nuova versione. Quando esce il film? È bella domanda, questa è una grande... L'hanno detto? Non lo so. Ok, puoi salutare Bad Taste, cara Elisa? Bad Taste, per cui abbiamo fatto questo incontro? Ciao Bad Taste, grazie per aver ascoltato questa cosa e vi voglio bene. Che vuoi dire a Michelangelo Mercuri, all'inquietante Michelangelo Mercuri? Che vogliamo dirgli? Ci vediamo settimana prossima. Ci vediamo davvero settimana prossima. Pure io lo vedo davvero. Due settimane, però ci vediamo molto presto, Miki. Io lo vedo a cena. Ok, ciao Michelangelo, grazie per questo messaggio, grazie per questo endorsement e grazie Elisa soprattutto. E grazie Storzillo che ci ha ripreso, è stato molto discreto. Di solito fa un casino pazzesco. Guarda fuori, ti risalta gli occhi. Va bene. Ma fallo su Elisa che ha questi occhi meravigliosi. Grazie Elisa. Grazie a te, grazie a voi. Ciao.